cosa credi che noi abbiamo risposto? Le nostre sono soltanto domande. Io sono Virginia Stephen, nata a Londra alla fine del secolo da una famiglia che amava comunicarsi idee, abbracciarsi, amava leggere, scrivere. Mi chiamo Kathleen Beauchamp, nata in Nuova Zelanda, Wellington. Ma ora io sono già a Londra. Ce l'ho fatta. Io voglio diventare una scrittrice. Io voglio vivere. Eravamo una famiglia che sembrava una nave gigantesca che potesse naufragare ogni momento. Lei guidava. Con mano sicura teneva il timone, a tal punto che si sfinì e a 49 anni ci lasciò. Fu allora che mio padre perse la testa. Io ricaccerò la testa sotto e poi la risolleverò! La scuoterò l'acqua dai capelli e dagli occhi, padre! Dammi il mio destino in mano! I miei anni futuri mi attendono! Io scrivo di due amanti che si trovano dopo 6 anni e non hanno per niente gli stessi ricordi. Io scrivo della signorina Brill con la sua volpe al collo. Si sentiva una regina quella domenica pomeriggio finché ha sentito una ragazza che diceva che vuole quella vecchia megera. Si è tolta la sciarpa e se ne torna a casa senza mangiare nemmeno la sua fetta di torta. Gli offrì una stanza in affitto nel mio appartamento a Londra. Lui disse sì. Una sera era sempre così depresso. Per sollevarlo gli dissi: signore, sareste più allegro se vi dicessi che io v'amo? Eccoci. Marito e moglie in un momento. Come due briciole nella stessa scatola di biscotti. Ma io non voglio morire! Io voglio vivere, ho bisogno di altri 10 anni. Devo scrivere molte opere. Sarebbe triste lasciare in giro soltanto dei frammenti insoddisfatti. Devo riprendere il mio taccuino. Dove l'ho messo? L'ho lasciato cadere tra la spazzatura. Catherine, quando morì, mi sentii orfana. Non c'era più nessuno di cui aspettassi l'ultimo libro. Qualcuno da temere, da spiare, da ammirare, con cui parlare sempre. Soltanto con lei avrei parlato della mia arte. E quando ci penso, dico con nuovo vigore: scrivete, 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 ragazze e donne. Dobbiamo riempire un baratro di secoli. Nonostante qualcuno dica: ma come, avete il voto? Che cosa avete dovuto fare tutto questo tempo? Mettere al mondo milioni e milioni di figli. Allevarli, accudirli, nutrirli, scrivete. Romanzi, diari, biografie, libri di viaggi, anche inventati. Fatelo, fatelo.